Eccoci qua, voi direte, ma quando cazzo hanno registrato queste interviste? A Natale? È Natale, ragazzi. Per noi qua è già Natale, ok? Fare un viaggio con una ragazza, istruzioni per l'uso. Dovete capire che noi scriviamo gli argomenti, le ragazze tra 10-15 argomenti si scelgono quello che preferiscono. La ragazza Ludovica ha scelto il discorso viaggi, istruzioni per l'uso. Cosa intendo qua, Ludovica? Intendo... frequenti una ragazza, magari sei fidanzato da poco, decidete di fare un viaggio, che sia un weekend o di 3-4 giorni. Quali sono le istruzioni per l'uso, per non, diciamo, far sì che questo viaggio risulti poi il primo e l'ultimo? Allora, sicuramente trovare la meta giusta, quindi non deve essere né una meta troppo da visitare, okay, perché risulta veramente stancante, anche magari vedere troppi musei o magari anche spettacoli, robe del genere, quindi dedicare il giusto tempo ad entrambe le cose. Penso che la migliore idea sia, ad esempio, in un weekend, quindi sabato e domenica, okay, il sabato lo decide lui e la domenica lo decide lei, quindi si trova il giusto accordo tra capire quali sono le passioni di entrambi, quindi se a uno piacciono di più i musei, a magari lei preferisce vedersi tutte le vetrine della città, magari si può trovare un compromesso. Programmare prima? Sì, concordo. Ok. Ok, era una domanda, lei concorda, perfetto. Sì. Ok, un'altra cosa che io odio, poi dipende anche dalle abitudini, è proprio il discorso sveglia. Perché ognuno magari ha le sue. Io quando vado in un weekend, sono in vacanza, a me non piace svegliarmi alle 6 di mattina, alle 7 di mattina per uscire di casa alle 8 e mezza e vedere la città e alle 2 praticamente sotterrarmi. E iniziare a fare una scarpinata di 14-15 esatto, chilometri, esatto. Assolutamente. Penso che deve essere il più rilassante possibile. Quindi sì, magari anche concordare che cosa si vuole fare, ma prendersi i propri tempi, cioè non velocizzare nulla, non rendere anche pesante e fastidiosa un weekend che può essere alla fine uno dei più belli del periodo. Domanda, cosa fare se la ragazza ha ritmi diversi, quindi per lei invece è 6 di mattina sveglia e alle 8 fuori per stare in giro fino alle 8 di sera e tu, o comunque lei, lui no? Compromessi, cioè capire a che cosa si può rinunciare e far capire anche all'altra persona che magari ci sono delle cose che possono essere prese più velocemente o più con calma, quindi trovare il giusto ritmo. Quindi è meglio far capire da subito le proprie abitudini e cercare un compromesso piuttosto che imporre, chiaramente. Esatto, sì. Perché molti magari c'è, la ragazza ha un carattere un pochettino più introverso piuttosto che il ragazzo e si adeguano, ma adeguarsi non vuol dire poi rimpiangere il weekend. Non è che mi va bene, io ti assecondo perché non ho sbatti di litigare, non ho sbatti di discutere, non voglio rovinarmi le giornate, però occhio, siete molto sensibili su questa cosa qua. Ok, sesso. Perché sai che comunque, vabbè, se la immagino che, non lo so, vabbè, magari o è la prima volta in quel weekend e vanno apposta, okay, tra virgolette, sì, oppure l'hanno già fatto, però quel weekend, sai, un momento così lungo insieme, cioè come lo gestisci questa cosa qua, in generale, cioè lo fai, quando lo fai, cosa aspetti? Aspetti la prima sera, come? Allora, diciamo che secondo me la si organizza, ma anche non la si organizza, cioè si cerca di trovare la giornata perfetta, quindi magari una passeggiata, okay, lungo il fiume o vicino ad un lago, quindi trovare la giusta armonia per poi magari tornare in camera e dedicarsi un po' all'altra persona, quindi sì, c'è tranquillità, secondo me è questo che bisogna scriversi in fronte. Non programmarsi le cose, sì, o meglio, magari avere in mente, ecco, di farlo, esatto, ma non programmarlo, sì. E esatto, diciamo che se c'è sintonia si arriva entrambi allo stesso punto, quindi non c'è possibilità di sbagliare in quel caso. Molto in gamba Ludovica, molto in gamba. Fategli un'altra domanda, no perché è inferita, non si può, e gliela faccio io. Vuoi aggiungere qualcos'altro Ludovica? Tu come ti rapporti? Cioè, e anche sta cosa qua, quando inviti per un weekend, la ragazza magari è un po' restia, cosa fare? Insistere, non insistere sul fatto di andare insieme, mantenere gli spazi, lasciare libero la ragazza di decidere fino in fondo, cioè nel senso, tu chiedi, lei ti dice, non lo se so, avverte che non vuole,
Cosa fai? Insisti o no? Allora, insisti nella maniera giusta, cioè le spieghi che cosa potrebbe essere, che cosa potrebbe diventare questo weekend, quindi le dici, guarda, con molta tranquillità ti dico, a me piacerebbe portarti davanti al bacio di Klimt e baciarti di fronte a quel quadro lì, diciamo che stai insistendo, ma lo fai in una maniera talmente tanto tranquilla e pacifica che la ragazza si deve convincere da sola, perché se non è convinta rischi di rovinare... Ultima domanda, e programmi, cioè le dici, prendere un viaggio così senza dirle niente, secondo te? Bellissimo. Ok. Sì, io sono una che si fa trascinare veramente tanto, quindi se tu hai già in mente qualcosa e me lo dici, guarda, io ho organizzato tutto, ho tutto in mente. No, ma se non te lo dico, lo prenoto e basta. Ah, per me va benissimo, sì, io sono sempre pronta, valigia alla mano, portami dove vuoi, facciamo tutto quello che vuoi. Avete anche un modo per non, cioè, non dar potere di scelta in quel senso? Bisogna capire però se la ragazza è anche disposta. Ragazzi, sì. Ludovica la faremo rivenire, eh? Rivenire nel senso che ritorna qua. Ragazzi, si doppi i sensi del cazzo, mettetela. Ciao. Ciao.